Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione del mercoledì e oggi ci occupiamo nuovamente di One Piece perché guarderemo insieme Monkey D. Luffy, anche meglio conosciuto come Rubber, e guarderemo molto velocemente la scatola perché se la volete guardare nel dettaglio vi lascio qui in alto il link alla recensione di Chopper dove l'abbiamo guardata in ogni particolare. Vi basti sapere che lui è il numero 98 e adesso invece andiamo a guardare sul lato della scatola la artwork per intero. Secondo me questo artwork è veramente molto bello, soprattutto su questo sfondo spicca veramente tanto e nell'insieme è veramente fatto molto bene. Quindi procediamo con l'unboxing e guardiamo il nostro Rubber da vicino. Ecco qui il nostro Rubber fuori dalla scatola e come potete vedere è fatto già una prima occhiata veramente molto bene. Sono sicura che i fan di One Piece saranno molto felici in questo momento. Cominciamo chiaramente dalla parte superiore e quindi dalla testa. Non possiamo far altro chiaramente che partire dal suo cappello di paglia. La texture è fatta veramente molto bene perché è proprio scolpita in tutti i suoi dettagli. Infatti possiamo vedere la trama sia sulla parte superiore che su tutto il bordo. Chiaramente poi troviamo la fascia rossa e scendendo subito sotto troviamo che spuntano tutti i capelli. I capelli hanno questi ciuffi abbastanza stilizzati, ma secondo me invece sono perfetti. L'unico particolare che troviamo sul viso è la cicatrice sotto l'occhio sinistro che è stata dipinta. Sulla parte inferiore la prima cosa che possiamo notare è la cicatrice sul petto e questa è sia scolpita che dipinta. Inoltre c'è anche un certo accenno agli addominali, sempre scolpiti. Poi chiaramente troviamo i suoi vestiti classici, quindi abbiamo il giubbino rosso dove sono stati scolpiti anche tutti i bottoni, la fascia gialla in vita e c'è anche questa parte sul davanti che lo fa risultare molto dinamico e poi troviamo i pantaloni blu che arrivano praticamente alle ginocchia con i dettagli in bianco. Ha i piedi scoperti e infatti porta le ciabatte su cui comunque possiamo vedere che è stata scolpita la texture sulla parte inferiore. Per quanto riguarda il retro possiamo invece apprezzare di più tutta la texture del cappello perché chiaramente è leggermente inclinato all'indietro. Poi vediamo il resto dei capelli e vi faccio notare che invece di trovare un'unica massa nera hanno fatto anche dei ciuffi aggiuntivi qui sul centro. Poi troviamo il retro dei vestiti dove però vediamo il particolare di tutte le pieghe sulla parte bassa del giubbino rosso. Quindi ragazzi, questo è il pop di Rubber direttamente da One Piece e se siete fan di questa serie l'acquisto in questo caso è assolutamente consigliato perché come per gli altri questo pop è fatto veramente bene, ci sono i giusti particolari e la qualità è stata veramente curata. Sono sicura che non potrà mancare nella vostra collezione. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo domenica con il prossimo pop. Ciao!